Nel corso degli ultimi 15 anni, la lotta alla malaria a livello mondiale ha visto una riduzione della mortalità di quasi il 50%. Armati soprattutto di insetticidi, zanzariere, farmaci e diagnostica, si stima che finora circa 6 milioni di vite siano state salvate. Tuttavia, la malaria continua ad affliggere il mondo e il nostro progresso è ancora fragile. Gli insetticidi rimangono l'arma più efficace per prevenire la malaria, sebbene le zanzare stiano sviluppando rapidamente resistenza ai principi attivi in esso contenuti. Anche il trattamento della malaria è in pericolo a causa della resistenza che i parassiti stanno maturando contro i farmaci più efficaci e disponibili oggi in commercio. È necessario, quindi, passare dalla fase di riduzione della malaria ad una fase di eliminazione diretta attraverso nuovi strumenti. Stiamo sviluppando una soluzione altamente innovativa che, combinata agli altri mezzi attualmente in corso, è in grado di sopprimere progressivamente popolazioni di zanzare, riducendo la loro capacità di riproduzione. Il nostro DNA viene danneggiato continuamente. Radiazioni, virus e numerosi composti chimici sono in grado di spezzare e alterare il nostro materiale genetico. Quando questo accade, il sistema di riparazione, interno alle nostre cellule, cerca di rimediare e ricomporre il DNA attraverso due possibili meccanismi. Il primo si limita a riunire le estremità dei frammenti del DNA spezzato. Questo metodo si chiama giunzione testa-coda. Il secondo meccanismo sfrutta la presenza delle due copie del proprio corredo genetico presenti in tutti gli organismi nati per riproduzione sessuata. In tal caso, la copia non danneggiata del DNA viene presa come modello per ricomporre correttamente la copia che ha subito l'alterazione. Questo metodo è conosciuto come riparazione copia-incolla. Su questo meccanismo di riparazione del DNA si basa il gene drive, reazione genica a catena. Microiniettando il gene drive all'interno delle uova si ottengono esemplari di zanzare geneticamente modificate. Oltre a introdurre la mutazione genetica, il sistema in fase di riproduzione interviene alterando le regole dell'ereditarietà del patrimonio genetico. Le zanzare hanno due copie di ogni gene, ognuno proveniente da ciascun genitore, ma di solito ogni copia viene trasmessa solo alla metà della progenie. La tecnologia del gene drive permette tuttavia di superare questo meccanismo di ereditarietà, intervenendo sui processi naturali di duplicazione del DNA. Il gene drive sintetizza una proteina in grado di selezionare e tagliare con precisione sequenze di DNA specifiche durante la formazione dei gameti. Quando questo accade, il meccanismo di riparazione cellulare interviene e prende come modello il filamento di DNA contenente il gene drive. Questo viene così sempre trasmesso alla progenie, assicurando che ad ogni generazione il numero di zanzare geneticamente modificate raddoppi. Sono sufficienti solo un paio di anni affinché l'intera popolazione di zanzare presenti il gene drive nel proprio codice. Per combattere la malaria abbiamo istruito i nostri gene drive a lavorare in due modi differenti. Nel primo caso, il gene drive è un generatore di squilibrio di genere. Questo sistema autosostenibile garantisce che ogni zanzara che trasporta il gene drive sia maschio. I maschi non trasmettono la malattia. Al diffondersi del gene all'interno della popolazione, il numero di maschi aumenta proporzionalmente, provocando un crollo della popolazione a causa della mancanza di femmine. Nel secondo caso, il gene drive rende le zanzare femmine sterili. Si diffonde nella popolazione più velocemente di quanto possa causarne il crollo, portando rapidamente all'eliminazione di tutte le zanzare. In entrambi i casi si avvia una reazione, mediante un piccolo rilascio di zanzare modificate che sopprime intere popolazioni di presunti vettori di malaria, senza danneggiare le altre 3.500 specie di zanzara che non trasmettono il parassita. Queste soluzioni sono considerate molto efficaci perché sono autosostenibili, indipendenti da ulteriori interventi umani e offrono protezione ad ogni comunità. Vogliamo rendere la malaria una malattia del passato.